Mia madre mi ha salvato la vita. Mamma dona il rene al figlio. Avrei fatto qualsiasi cosa per salvare mio figlio, anche a rischio della mia vita. Mamma, nonostante l'età, fa di tutto per salvare suo figlio. Mia madre mi ha dato la forza e la speranza per lottare, per andare avanti. È successo a Grosseto, protagonista di questa storia, Stefano, un uomo di 56 anni per familiarità con una grave patologia al rene, e sua mamma Lia di 80 anni che ha fatto di tutto per salvargli la vita. Mi sono sottoposta a tantissimi esami senza mai perdere la speranza. Sì, perché Stefano dal 2012 aveva manifestato i primi problemi e da un'ecografia i medici avevano scoperto due reni policistici. E sono delle cisti che si creano dentro al rene, che vanno sempre più a ingrandendosi, sempre di più. Per anni aveva seguito una cura per tenere sotto controllo il rene, ma nell'agosto del 2022... Mi sono sentito male, ho avuto una colica, i valori si sono alzati tantissimo e sono stato ricoverato. Per fortuna poi i valori hanno cominciato a scendere e mi ha permesso questo miglioramento di poter iniziare l'iter per il trapianto di rene. Mesi di esami, controlli, analisi, visite, poi mamma Lia decide di farsi avanti. Vedevo la sua sofferenza e allora mi sono detta: dono io il rene se sono compatibile. Dopo decine di esami, il responso: ero idonea dopo tutti gli esami e non vedevo l'ora di fare l'intervento per mio figlio. Il 31 maggio alle Molinette di Torino si è svolto il doppio intervento. Hanno fatto il trapianto di rene su di me. Tutto è andato per il meglio e mamma Lia, dopo 6 giorni con le sue gambe, è andata via dall'ospedale. 3 giorni dopo Stefano l'ha raggiunta a casa. Devo ringraziare soprattutto mia mamma, perché mia mamma che mi ha dato la forza e la speranza per lottare e per andare avanti. Tutto grazie a mia mamma.